il direttore di agenzia Domenico Delle Foglie. Buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno, buongiorno a tutti, eccomi qui. Ecco, allora c'è un appuntamento davvero importante il 25 maggio per gli elettori dei vari stati europei, perché si vota proprio, diciamo, anzi in Italia si vota per le elezioni europee, un momento importante che non tutti però percepiscono. Allora, perché è così importante questo appuntamento? Beh, perché è in ballo il futuro anche del nostro paese, ma è in ballo il futuro di tutti i popoli. Il tema centrale è che sembra quasi che si vada, come dire, a fare un atto burocratico. L'atto burocratico è quello del rinnovo del Parlamento. In realtà è il destino dei popoli che è in gioco. E noi abbiamo una interpretazione, una sensibilità sociale che, come dire, appiattisce l'Europa sulla burocrazia. In realtà noi dobbiamo farci una grande domanda se vogliamo ancora un'Europa dei popoli. Se la vogliamo, bisogna andare a votare, intanto, come primo atto, perché è già questo soltanto un atto di fiducia nella possibilità di un futuro per l'Europa dei popoli. Quindi prima cosa, prima grande questione, votare o non votare? Allora votare e cercare anche di attribuire a questo voto un significato politico. E qui entriamo in una seconda prospettiva. E cioè, di che cosa si tratta? Beh, ci sono due grandi temi, provo ad annunciarli. C'è la possibilità di scegliere fra l'austerità e la socialità o la solidarietà. Beh, insomma, austerità e socialità, beh, sono due prospettive completamente diverse. Noi veniamo da un'Europa della grande austerità. Direi che è un'austerità di bilancio, ma anche un'austerità che ha molto a che fare con una sorta di durezza del cuore. Cioè la volontà di non assumerci pesi gli uni degli altri. Allora, bene, noi possiamo scegliere tra un'Europa dell'austerità e un'Europa della socialità, ma possiamo anche scegliere tra un'Europa degli egoismi e un'Europa della solidarietà. Pensiamo solo al tema delle migrazioni, che uno oggi dei temi caldi, delle priorità. Sì, sono dentro proprio il cuore delle questioni dei nostri popoli, cioè il tema dei migranti dalla misura è solo uno dei temi possibili, perché ce ne sono tanti altri. Immagino che sull'asse egoismo-solidarietà si gioca il futuro dei migranti, ma si gioca il futuro dei giovani, gravissimo, si gioca il tema del lavoro assolutamente, della disoccupazione, e direi sostanzialmente si gioca il tema, e lo dico con forza perché su questo Papa Francesco è stato molto chiaro, si gioca il tema dei poveri. Ce n'è abbastanza per andare a votare? Ma io direi di sì. Ce n'è d'avanzo. Ecco, quali ricadute quindi avranno poi sui singoli stati le decisioni prese a livello europeo? Beh, io direi intanto sono molto diverse, va bene, quindi direi che dovremmo fare uno speciale per parlare del nord Europa, del centro, del Mediterraneo. Io direi, proprio per sintetizzare in assoluto, dunque noi abbiamo davanti diciamo la possibilità realistica che danno tutti i sondaggisti, che i nazionalismi e i populismi possano sfondare la soglia del 30%. Bene, questo cosa significa? Che se vanno tanti a votare, come ci auguriamo, ma qui anche su questo c'è un peso diverso del voto giovanile, dirò magari una parola, diciamo che ci sarebbe ancora un'Europa fra il 60 e il 70%, un'Europa che potrebbe essere governata da chi ancora ci crede nell'Europa. Bene, questo significa anche, come dato politico di fondo, che probabilmente l'Europa bipolare, che è quella che si immaginava potesse nascere con questo primo voto nel quale si presentano candidati di macro aree culturali e politiche in Europa, quindi delle grandi famiglie europee, socialdemocratici, popolari, verdi, poi abbiamo i nuovi comunisti con Tsipras, eccetera. Questa Europa più o meno bipolare dovrebbe contare su un 60-70% di voti.
con queste maggioranze e quindi con la ripartizione per aree e per aree, si va incontro probabilmente ad un'Europa che non sarà ancora bipolare, ma sarà un'Europa che dovrà sostanzialmente mettere insieme culture diverse per poter governare e sopravvivere. Questo significa che siamo ancora lontani da un'Europa politica, e questo è il grande punto interrogativo. Quindi l'Europa politica un po' si allontanerà e resta ancora sullo sfondo e lontana, ma noi dobbiamo augurarci che questa legislatura che si apre europea sia una legislatura che da un lato riesca a porre un freno ai nazionalismi e ai populismi e quindi mandi all'interno dei singoli paesi segnali ben precisi in questa direzione, che guardando ai popoli e guardando alle necessità dei popoli sappia tradurre il tema della solidarietà e della socialità in gesti e progetti concreti che rispondano ai bisogni dei popoli, e al termine di questo processo si possa immaginare un'Europa allora sì ancora più politica. Ecco, scusi, in Europa e nei 28 Stati membri, insomma, si voterà per queste elezioni per rinnovare il Parlamento europeo. Quali sono i punti di forza, secondo lei, di questo Parlamento? Quello uscente, dice? Del Parlamento come istituzione proprio. Il Parlamento europeo? Sì. Intanto voglio dire, bisogna andarci una volta per capire quanto serva il confronto fra i popoli per ridimensionare anche in sede europea tante polemiche e tante inutili orpelli, tanti inutili direi anche pregiudizi mostruosi. Ora bisogna avere il coraggio di andarci per capire queste cose. Segnalo soltanto, ma con un pizzico di polemica, che il 9 maggio, non so quanti lo sanno, ma il 9 maggio è la giornata dell'Europa. Dell'Europa, sì. È passata del tutto inosservata. Ora siamo lontani. Siamo lontani anche dalla consapevolezza di quanto noi, come scrive uno storico che abbiamo riesumato noi degli anni 50, François Cluzet, scrive, ma in realtà noi siamo tutti sangue misto. Cioè lì, quando si va in Europa, anche al Parlamento si può rendere conto di quanto noi siamo sangue misto e quanto il nostro peso politico, il nostro peso complessivo politico sia importante anche culturale solo se noi accettiamo questa nostra diversità. Allora il Parlamento è un luogo che va preservato come il luogo di un dibattito assolutamente alto, ma non solo in termini culturali ma anche in termini di decisione politica. Riportare le decisioni politiche nella sede parlamentare europea, bene sì, questo ha molta importanza. Ecco. Pensiamo alle grandi questioni, dico solo, noi abbiamo affrontato alcune, ma c'è l'industria, c'è l'economia, c'è il tema, se volete, tutte le questioni antropologiche, le questioni bioetiche che finiranno per essere teatro, diciamo, di un dibattito europeo. Ecco, a tal proposito, per incoraggiare i cittadini, vero Marina, lo leggevamo prima proprio sul sito della Gensir, anche i vescovi francesi sono intervenuti proprio per incoraggiare al voto il 25, come pure l'Azione Cattolica. No, ecco, la posta cattolica in gioco è troppo alta. La posta in gioco è talmente alta che c'è un messaggio importantissimo della Commissione, cioè dell'organismo che raccoglie le commissioni europee cattoliche, diciamo, ed è importantissimo perché si ricorda anche che il processo europeo è un processo che ha avuto tante tappe, ma pensate che solo 10 anni fa sono entrati tutti i paesi ex comunisti e che sono entrati perché c'è stato un papa che ha dato una spallata clamorosa, che è diventato santo qualche giorno fa. Cioè c'è una responsabilità spaventosa sulle spalle dei cattolici, per i quali i cattolici devono dire che è assolutamente necessario votare, perché noi ci crediamo profondamente in un'Europa che respira a due polmoni, un Oriente e un Occidente, fra virgolette, un Est e un Ovest che si incontrano e costruiscono insieme un destino di pace. Ecco, è un'occasione di democrazia e di partecipazione a cui non possiamo mancare. Sottrarci. Grazie delle foglie. Grazie, allora, direttore. Grazie a voi. Chiediamo invece quello che è il parere del nostro secondo ospite, che è già in collegamento in nostro ascolto, il vice direttore di Famiglia Cristiana, Fulvio Scaglione. Buongiorno anche a lei, ben trovato. Buongiorno a tutti. Cosa ne pensa? Cosa dice? Cosa si aspetta da questa Europa?
Da questa Europa mi aspetterò molto, credo che sia il nostro orizzonte ineludibile e anche la nostra ambizione ineludibile. Il fallimento clamoroso dei localismi, dei regionalismi è sotto gli occhi di tutti, non penso solo a livello di partiti, penso anche proprio per esempio a tutte le guerre che in nome di localismi, lo vediamo anche succedere in Ucraina adesso, tutte le guerre che sono state accese da questi passi del gambero, no? All'indietro rispetto alla storia. Quindi come non aspettarsi moltissimo dall'Europa? Diverso il discorso invece, se vogliamo, cosa aspettarci da questo voto? Ecco, questo appunto un altro discorso. Lei è fiducioso? Ma si parla molto di astensionismo anche. Esatto, io non sono convintissimo che ci sarà questa avanzata travolgente, chiamiamola dei populismi per intenderci, no? È il termine che si usa molto adesso. E in ogni caso sono assolutamente certo che una volta ottenuto eventualmente un buon risultato elettorale, una volta arrivati a sedere in questo Europarlamento che così tanto disprezzano, trattandosi di movimenti locali che hanno pochissimo in comune, a parte certi risentimenti, questi non riusciranno a fare nulla, se non contro qualcosa. Lo vediamo già adesso, cos'è che tiene insieme, faccio per dire, Grillo e Marine Le Pen, che personalmente si detestano anche abbastanza? È semplicemente il risentimento anti-Europa, anti-euro, ma trasformare un risentimento in un'idea è un po' complicato, e anche se otterranno un buon risultato, e poi vediamo che cosa si intende per buon, questi movimenti riusciranno a concludere poco. Scaglione, vedendo l'ultima tragedia nelle acque del Mediterraneo, ovviamente si pensa al problema dell'immigrazione e di come è stato trattato. L'Italia si è sentita spesso sola nell'affrontare, non trattato, dice Francesca, il problema dei migranti, soprattutto di quanti fuggono da paesi in guerra dove non sono garantiti i diritti civili. Ecco, in questo caso, che dire, l'Europa che nodi si troverà ad affrontare? Io faccio un piccolo passo indietro. Io, nonostante tutti sia molto di moda in questo momento dire che l'euro ha fallito, l'euro qui, l'euro là, eccetera eccetera, la troica, l'austerità, ecco, io penso che in realtà il problema dell'Europa non sia un problema di economia. Può sembrare paradossale, penso che il problema dell'Europa sia il problema che l'Europa deve decisamente credere in se stessa e quindi crederci in maniera politica. Crederci elaborando un progetto politico che sia europeo. Ma questo è stato sempre, scusi la interrompo, è sempre stato un po' il punto debole forse, no? Quello sì, esattamente, certamente. La mancanza infatti, di un progetto secondo politico. Secondo me prendersela con l'euro adesso e soprattutto che se la prendano con l'euro i popoli, tra cui gli italiani, che fino al 2008 hanno vissuto strabene grazie all'euro, quando i tassi di interesse precipitavano eccetera, nessuno si occupava dell'Europa, hanno cominciato a occuparsi di Europa, ovviamente per criticarla, tutti dopo il 2008, quando le cose hanno cominciato ad andare male. Ora, perché questo succede? Perché l'Europa non ha dato di sé un'idea politica chiara, l'Europa non ha una politica estera e quindi, per esempio, per tornare, come si dice, a bomba, non ha un'idea, una politica sull'immigrazione, perché la politica sull'immigrazione non è che la politica estera che si presenta ai nostri confini, al posto di andare noi a farla altrove, no? E l'Europa questa idea non ce l'ha e lo si vede clamorosamente in questi giorni, in cui giustamente, lo dice Renzi, lo dice Alfano e prima di loro l'hanno detto anche altri, l'Italia è lasciata sola di fronte ad un fenomeno, quello dei flussi migratori, che non è italiano, è europeo, perché non fosse altro che per il fatto che la stragrande maggioranza di questi migranti che arrivano qua da noi poi vogliono andare altrove, non vogliono venire in Italia. Certo. E i nodi da affrontare sono davvero tanti. E ci lascia la curiosità di andare ad approfondire tante tematiche che vogliamo rigirare a quanti ci stanno ascoltando per far capire che veramente il 25 maggio si presenta un'opportunità che per i prossimi 5 anni ci interesserà da vicino. E così lo vogliamo far capire alle persone. È importante esserci, no? Certo, ma l'Europa è parte quotidiana della nostra vita anche e soprattutto quando non ce ne accorgiamo. Anche e soprattutto quando prende decisioni
che sono poi parte integrante della nostra vita quotidiana, perché noi pensiamo, tendiamo a pensare all'euro, la BCE, il fiscal compact, ma c'è una miriade di questioni anche importanti nel medio e lungo periodo che vengono decise in sede europea e che e poi decidono della qualità della nostra vita, e spesso va anche detto la decidono per il meglio, perché da quando c'è l'Europa in tanti campi abbiamo fatto significativi passi avanti. Scaglione, l'ultima domanda, poi chiudiamo il collegamento. Forse questa disaffezione anche degli italiani magari a quanto riguarda l'Europa può dipendere anche dal fatto che i parlamentari europei poi sulle decisioni prese non è che magari facciano tanta cassa di risonanza, di tante decisioni prese in Europa non è che ci arrivi tanto a volte. Questo è sicuramente vero, ma intendiamoci che la costruzione e poi la gestione quotidiana dell'Unione Europea sia piena di falle e di difetti, non c'è dubbio, su questo siamo tutti d'accordo, però quello di cui si sta discutendo alla vigilia di questo voto è se si fanno le ipotesi fantasiose, l'uscita dall'euro, l'uscita dall'Europa, questo, quello, i populismi che vanno lì per smantellare tutto. Ecco, di fronte a questo è meglio, come dire, è meglio non scherzare tanto, perché dentro l'Europa noi abbiamo trovato anche molta protezione e certo ci è costata questa protezione, ma abbiamo trovato anche un porto sicuro rispetto a crisi che in altre epoche ci avrebbero scossi fino alle radici. Questo va chiaramente detto. Quanto al fatto, per esempio, che non si riesca a far passare il discorso che l'Europa è parte della nostra vita, certo, questo è uno dei problemi, ma è anche uno, per esempio, dei problemi della politica italiana, perché è inutile nasconderlo. L'uomo, la donna in Italia che si mette in politica vuole andare in Parlamento a Roma, non vuole andare in Parlamento a Bruxelles, perché in Parlamento a Bruxelles si ha torto o ragione, secondo me ha torto, la sensazione di andare a fare, diciamo, un lavoro di serie B, e lo si vede quotidianamente questo atteggiamento, quindi lì sì che bisognerebbe fare un profondissimo lavoro. Bene, grazie per queste riflessioni anche a Fulvio Scaglione, buon proseguimento, buon lavoro. Grazie, arrivederci. Buona giornata.